Buongiorno e benvenuti al video in cui vi consiglio alcune storie di formazione. Il primo romanzo che vorrei consigliarvi oggi si intitola L'estate in cui caddero le stelle. È una storia di crescita, di sogni, una storia di amicizia e anche una storia di mistero. La protagonista di questo romanzo si chiama Patrizia, è una ragazzina che vive in una zona di periferia popolare di una città italiana e ha una migliore amica che si chiama Silvia. Patrizia ha una grande passione per la bicicletta, purtroppo ha soltanto un'odiata Graziella, bicicletta che si destinava alle bambine, alle ragazzine e che non è assolutamente la bici veloce che lei vorrebbe. E è molto brava a scuola, in particolare nelle materie scientifiche. Silvia, la sua migliore amica, è completamente diversa da lei in tutto, carattere, passioni, eppure le due vanno molto d'accordo e passano l'estate appunto a girare nei dintorni sulla bicicletta di Patrizia, andando a vivere le loro piccole avventure, le loro giornate libere. Patrizia vi diceva questa passione per la bici, ma la sua bicicletta non è quella che lei vorrebbe, quindi ogni tanto si mette lì e prova a smontarne dei pezzi, a fare delle modifiche, cercando di farne una bicicletta più veloce. Ed è così che un giorno prende la cassetta degli attrezzi della mamma e la porta in cortile per utilizzarla a questo fine, poi la dimentica in cortile. Ha tantissima paura che la mamma la sgridi perché quando torna la cassetta non c'è più e deve assolutamente ritrovarla. Infatti la mamma ha anche tantissime difficoltà economiche e quella cassetta non era nemmeno tutta pagata, l'avevano presa a rate. Viene il dubbio a Patrizia e a Silvia che la cassetta possa essere stata presa da un vicino di casa che abita appunto in quel caseggiato popolare che i ragazzi del quartiere chiamano il mostro. Si tratta di un personaggio molto misterioso che non esce mai di casa di giorno. Si dicono di lui un sacco di cose, che sia sfigurato, che sia pericoloso, che nasconda un passato inquietante. In ogni caso, Patrizia, è destinata a scoprirlo perché, nonostante la paura, avrà il coraggio di andare a suonare a casa, di questo signore per appunto scoprire se in qualche modo c'entra con la sparizione della sua cassetta degli attrezzi. In realtà, incontrerà una persona che darà una svolta fondamentale alla sua vita e la aiuterà a sognare ancora di più riguardo il suo futuro, perché Patrizia, come vi dicevo, è molto brava nelle materie scientifiche e vorrebbe dedicarsi a degli studi scientifici e invece la mamma, che ha la possibilità di far studiare un figlio solo, vuole far studiare il fratello grande, che secondo Patrizia, peraltro, è uno zuccone che capisce ben poco. Il secondo romanzo che vi vorrei consigliare invece è La mia estate indaco. È una storia anche qui di estiva, è la storia di una ragazza che si chiama Viola, in questo caso una ragazza che vive proprio ai nostri tempi, la nostra contemporanea. E Viola ha 14 anni e si appresta a vivere una delle estati più tristi, noiose e brutte della sua vita, e anche molto più di quello che avrebbe mai potuto immaginare le capitasse in un'estate. Infatti, lei aveva passato tutte le sue estati in vacanza in montagna con gli adorati nonni. Ma la nonna non c'è più, il nonno non sta bene in ospedale. In più, la famiglia si è trasferita proprio in estate, quindi Patrizia si trova in una nuova città in cui non conosce nessuno e difficilmente pensa di poter conoscere qualcuno finché non ricomincerà la scuola. È agosto, è caldo, non sa che cosa fare. Ciondola in giro per la città fino a quando un giorno non si imbatte in un gruppo di ragazzi e ragazze che giocano insieme a pallavolo. Si unisce Viola a questo gioco ed è lì che incontra Indaco. Indaco è il ragazzo che darà la svolta a questa estate. È un ragazzo magnetico, interessante, affascinante e spinge Viola a vivere una serie di avventure e a rompere moltissime regole. E tra di loro si crea un legame importante. Un altro romanzo che vorrei consigliarvi si intitola invece K.O. È la storia di un ragazzo che si chiama Mattia Marino, che nella vita ha tutto. È un bel ragazzo, è bravo a scuola, ha una famiglia molto benestante, è molto popolare, è amato da tutti, adulti, coetanei. Eppure Mattia è arrabbiato. È arrabbiato e sente dentro di sé una voglia di ribellarsi, in qualche modo di prendere le distanze da questa famiglia che sembra tutti la famiglia perfetta. E sogna di farlo attraverso lo sport, di abbandonare tutti gli sport che la mamma ha sempre ritenuto adeguati per lui e di dedicarsi alla boxe. Gli è venuto questo grande interesse, ma sa che i suoi genitori non lo accetterebbero mai.
La vita di Mattia si intreccia con quella di un ragazzo molto diverso da lui. Si chiama Ali, è un ragazzo di origini maghrebine, è arrivato in Italia, non ha potuto proseguire gli studi, è dovuto andare a lavorare in una ditta edile. E ha un grandissimo talento proprio per la boxe. Le vite di Mattia e di Ali si intrecceranno a quelle di un ex campione di boxe che ha una palestra che è stata ormai chiusa, che insomma non è più frequentata e che ha perso tutto il suo prestigio, che in qualche modo loro due vorrebbero che fosse riaperta per prepararli a partecipare a un torneo di boxe. Per entrambi il torneo sarebbe molto di più di una sfida sportiva, ma entrambi lo vedono e lo vivono come qualcosa che potrebbe dare una svolta alla loro vita. Poi vorrei consigliarvi un romanzo, che è anche un romanzo amaro e triste in alcuni suoi punti, in molti aspetti, ma è un romanzo bellissimo, nel quale tra l'altro troverete anche dei versi, non solo prosa. Si intitola Le cose che ho. È la storia di una ragazzina che si chiama Deborah, che ha 13 anni, che ha una vita molto semplice, da ragazzina di periferia, di una famiglia non molto agiata. E la sua vita è fatta di scuola, del campetto dove si può andare con lo skate, che è vicino al binario di una ferrovia, dei suoi amici, di una mamma che è in attesa di un fratellino, lei un po' si vergogna di questa gravidanza così, dopo così tanto tempo dalla sua nascita, di un papà che è sempre in viaggio per lavoro. E in questo gruppo di amici cominciano a proporsi delle sfide che sono proprio delle sfide per cercare l'adrenalina, per cercare di mettere alla prova il proprio coraggio, per cercare quanto si resiste alla paura. Ma le sfide iniziali prendono una piega davvero, davvero pericolosa. Deborah ci racconta appunto questo momento della sua vita attraverso la sua voce narrante, ma anche le poesie che lei scrive. L'ultimo libro che vorrei consigliarvi oggi è invece un classico, un romanzo breve o un racconto lungo, come preferite definirlo, di un'autrice che lo ha scritto ufficialmente per adulti, ma che io credo potrebbe essere una bellissima lettura anche per ragazzi e ragazze della vostra età. Si intitola Il ballo. Ed è una storia ambientata a Parigi negli anni 20. La protagonista di questa storia è una ragazzina che si chiama Antoinette, che ha 14 anni e che ha una famiglia che si è progressivamente arricchita, perché appunto non era così benestante pochi anni prima, ma con sacrifici, fortuna e anche spudoratezza è riuscita a mettere da parte una fortuna e la madre di questa ragazza, ora che ha questo benessere economico, sogna in tutti i modi di essere accolta nella società che conta, tra le famiglie più in vista della città. E per questo, ha organizzato un ballo a casa che dovrebbe appunto decretare dal suo punto di vista questo salto sociale così importante. Ma Antoinette è arrabbiata con la sua famiglia e cova dei sentimenti di rabbia e di vendetta soprattutto nei confronti della madre e ha intenzione di vendicarsi proprio trovando un modo di boicottare questo evento. Un racconto breve è appunto di una grandissima scrittrice che secondo me potrebbe essere una bellissima lettura anche per voi. Non mi resta che augurarvi buone letture.